Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi siamo tornati su Jurassic World Evolution 2 per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, bentornati su questo titolo. Nello scorso episodio sono andato avanti nella modalità sfida. Ci siamo trasferiti nel Regno Unito e ho iniziato la costruzione del parco di dinosauri personale della regina Elisabetta. Per il momento volevo sospendere un attimo la costruzione del parco perché in questo video volevo dare un'occhiata ad alcune novità introdotte con il nuovo aggiornamento gratuito. Inoltre è stato rilasciato anche l'Early Cretaceous Pack, un pacchetto che costa all'incirca 8 euro contenente due dinosauri erbivori, un rettile volante e un rettile marino che andremo a vedere in questo e nei prossimi video. Per prima cosa, se andate a cliccare su Sandbox, naturalmente sono stati corretti tutti i bug o comunque la maggior parte dei bug che abbiamo visto e incontrato nei precedenti episodi. Comunque, se andate in modalità Sandbox, hanno aggiunto le mappe della modalità campagna. Quindi da questo momento in avanti avrete la possibilità, se farete l'aggiornamento del gioco, che è gratuito, di poter costruire il parco dei vostri sogni in Arizona, stato di Washington, Pennsylvania, Oregon e California. Adesso, per mostrarvi le altre novità, ci dobbiamo trasferire in un parco che ho costruito in modalità sandbox. Vi dico subito, spero che vi piaccia perché l'ho costruito abbastanza di corsa in pochi minuti. E ci troviamo nello stato di Washington. Benvenuti ragazzi. Come potete vedere ho inserito un paio di voliere, un paio di lagune, la monortaia per collegare tutte le zone del parco, ho creato vari recinti per gli animali. Dobbiamo praticamente soltanto inserire i dinosauri. Spero che vi piaccia perché ho realizzato tutto quanto di corsa e ci sono ancora un po' di cose da sistemare. Direi di partire dalle strutture. Come vedete ho mischiato quelle di Jurassic Park, quelle di Jurassic World e quelle del dipartimento caccia e pesca. Infatti, da adesso in avanti, se andate su attività, avrete la possibilità di costruire le strutture del Jurassic World, quelle del Jurassic Park e quelle del dipartimento caccia e pesca. Idem per le recinzioni, idem per le attrazioni, vedete? Cambiano in base all'era, potete mischiarle naturalmente. Idem per le strutture per i visitatori. Per quanto riguarda i dinosauri, oggi volevo mostrarvi uno degli erbivori inseriti nel pacchetto Early Cretaceous Pack. Allora, si tratta del Minmi e hanno modificato anche la sezione genoma. Infatti, se vedete, colore pelle, colore emotivo, hanno cambiato il menu. Adesso possiamo vedere tutti i colori in anticipo senza doverci spostare e possiamo creare dei dinosauri con colore pelle casuale per uovo. Quindi se scegliamo questa opzione qua, probabilmente ogni lotto di uova sarà formato da uova da cui potranno spuntare fuori dinosauri con colore pelle casuale. Magari alcuni con la pelle di questo colore, altri con la pelle di questo colore, eccetera, eccetera, eccetera. Anche per quanto riguarda il motivo, abbiamo colore motivo rana, motivo neutro, oppure casuale per uovo. Gli altri devo ancora sbloccarli, comunque ve li mostrerò poi nei prossimi video. Mettiamo colore motivo casuale. Poi vediamo se posso modificare un po' l'animale per renderlo un pochettino più forte. E direi di sintetizzare le prime uova. Su 8 uova ne sono sopravvissute 8. Vediamo un po' che caratteristiche avranno questi animali. Guardate un po', estetico foresta pluviale amazzonica. Questo invece valle di Champlain. Questo Svalbard. Questo foresta pluviale amazzonica. Quindi i dinosauri che verranno fuori da queste uova avranno tutti dei colori diversi. Facciamo che selezionarle tutte. Spendiamo questo $1.400.000 e creiamo questi dinosauri. Signore e signori, i dinosauri sono pronti, liberiamoli e godiamoci la nuova animazione. Guardate che spettacolo. Che bello vedere tanti dinosauri di colori diversi uscire dalla stessa incubatrice nello stesso momento, fantastico. La scienza è tutto.
ha strappato i dinosauri dal baratro dell'estinzione e ora permette loro di trovarsi qui. Spero che tu ti renda conto della sua fondamentale importanza. Non mi sono presentata. Dottoressa Kajal Dua. Bisogna amare questo lavoro come faccio io. Lo pretendo. Buongiorno, dottoressa. Guardate che belli questi animali. Il Minni è un erbivoro corazzato relativamente piccolo dell'Australia del Cretaceo. Ciò che contraddistingue questa specie da altri membri della sua famiglia sono le scaglie orizzontali presenti lungo i lati della spina dorsale. Da qui il nome Minni paravertebra. Occhio perché qualcuno ha doppia colorazione, qualcuno colorazione singola, perché vi ricordo che ho scelto anche motivo casuale. Sono bellissimi, sono veramente veramente molto belli. Però sapete una cosa, mi piacerebbe che un carnivoro avesse l'opportunità di potergli dare la caccia. Intanto diamo un'occhiata alle varie animazioni, perché stanno interagendo tra di loro. Che spettacolo. Nel trailer c'era anche uno di loro che ruzzolava nel fango. Sono bellissimi. Sono contento che ci abbiano dato la possibilità di crearli all'interno di questo gioco senza utilizzare delle mod. Allora, guardate, questi qua li spostiamo tutti e li mettiamo in un recinto. Creo altri Minmi e quelli però li faremo cacciare da un carnivoro, perché voglio vedere come reagiscono nel caso in cui vengano cacciati. Nel frattempo che li spostano, noi facciamo che produrre un nuovo branco di Minmi e voglio mantenere le stesse impostazioni. Penso che utilizzerò sempre queste impostazioni perché sono fantastiche. Magari miglioriamo l'attacco, la difesa e la forma fisica. A parte quando mi chiederanno produci questo dinosauro con queste caratteristiche. Allora in quel caso dovrò utilizzare determinate caratteristiche. Se no per il resto sempre casuale. Ok, gli animali stanno arrivando a destinazione. Allora facciamo che decorare un pochettino il recinto. L'acqua gliela metterei qua, di fianco al pilastro, vicino al percorso delle auto, in modo che gli animali si fermino in questo punto a bere e i nostri turisti li possano osservare tranquillamente. Frutta bassa e frutta a guscio bassa. Vediamo un po'. Allora, queste piante qua dovrebbero andar bene. Ha voglia, guarda lì che roba. E frutta a guscio bassa. Perfetto, non sono molto esigenti come animali. Abbiamo creato facilmente un recinto adatto a loro. Gli mettiamo anche qualche roccia qua e là per decorare ancora un po' tutto quanto. Mi piace, sta venendo molto bene. Voilà, ci siamo. Come Jeep dei Ranger ho sia quelle di Jurassic Park, sia quelle di Jurassic World. Perché vedete, ho utilizzato le strutture del Dipartimento Caccia e Pesca, quelle di Jurassic World e quelle di Jurassic Park. Ho mischiato un po' tutte le strutture. Anche qua, qui ho messo i punti di osservazione del Dipartimento Caccia e Pesca, mentre di qui ho usato le tribune del Jurassic World. Da questa parte quelle del Jurassic Park, ve le faccio vedere. Sono bellissime anche queste qua, un po' spartane se devo essere sincero, però stanno bene. Nel frattempo un'altra covata è pronta, facciamo che incubare tutte queste uova. E questi poveri Minmi verranno braccati dai dei dinosauri carnivori, Mi dispiace per loro, però a parte che stanno prendendo a sportellate una macchina. Dicevo, mi dispiace per loro, però vogliamo vedere anche un po' di azione, I Minmi sono pronti.
Eccoli qua. Questi avranno naturalmente una colorazione diversa. Un po' mi dispiace dare l'impasto a un carnivoro, perché hanno una bella combo di colori. Però noi vogliamo vedere un po' di azione. Oh, guardate qua, gli prende la coda e gliela morde. Fichissima questa animazione. Stavano giocando. Sembrano dei cagnolini preistorici. Vediamo cosa riusciranno a combinare i Minmi contro due carnivori grandi. Ho deciso di produrre due T-Rex. Eccoli che stanno arrivando. Mamma mia che inquadratura. Guardate che spettacolo. Weyla. Oi oi oi. Ciao, io sono Claire Deering. Mi stanno molto a cuore i dinosauri e la responsabilità che abbiamo nel prenderci cura di loro. Guardate che bella la skin di questo qua. Nessun dinosauro è più iconico del T-Rex. Perfino chi non conosce la differenza tra un carnivoro e un erbivoro è in grado di riconoscere il Tyrannosaurus Rex. Basta sentire la sua presenza e percepire il suo sguardo per rendersi conto che mai fosse il dominatore del periodo Cretaceo. Occhio che sta dando la caccia ai Minmi, eh. Mamma mia. Forse parte. Forse sta per partire. Perché ha proprio la posizione. Guardate, anche l'altro. Li sta puntando, eh. Vediamo un po'. Eccolo, 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 eccolo. È partito e si è fermato. No, attenzione, non si è fermato, occhio. Ci sono troppe piante. Andiamo dall'altro, forse si vede meglio. Sì, ma caspita, con un morso gli stacca la testa, eh. Gli è praticamente sopra. Vedete, si stanno squadrando. E attenzione! L'ha ucciso? Ok. Lui una vittima l'ha fatta. L'altro invece è andato nel panico. Però deve sbrigarsi perché sta morendo di fame, eh. Intanto lui si sta cibando del Minmi morto. Eccolo, eccolo. È partito il T-Rex numero uno. Mio Dio, con un morso l'ha buttato giù, eh. Con un solo morso. Ah, lui ha ucciso l'altro, perfetto. Allora, entrambi hanno eliminato un Minmi. Guardate, li addormentiamo i due Rexy e li portiamo in un recinto, perché ho intenzione di liberare un paio di... alcuni dinosauri... carnivori piccolini, perché voglio vedere l'animazione quando attaccano i Minmi. Signore e signori, date il benvenuto nel parco a 6 Velociraptor. Eccoli qua che arrivano. Tutti di colori diversi, eh. Guardate che belli. Mamma mia! L'assalto dei Raptor. Fichissimo. Ehi là, sono Wayne Grady. La farò breve. Basta così. Fatto. Tutti sanno che 2, 4, 6. Il velociraptor. E credo che abbiano una reputazione ingiusta. Con un tempestivo imprinting è possibile stabilire un vero legame. A parte Claire, i raptor sono i partner più intelligenti che abbia mai avuto. E al pari di Claire potrebbero uccidermi in un istante. Scherzo. Che spiritoso, Owen. Guardate questo qui, che colorazione molto brillante. Adesso voglio vedere se attaccheranno i Minmi. Facciamo che tenerne d'occhio uno. Cosa sta facendo questo velociraptor? Eccolo, è partito. Vediamo un po'.
Ullala, che colpo! Chissà se adesso arriveranno anche gli altri. Attenzione, il Minmi si difende. Però se adesso arrivano anche gli altri è finita. Attenzione. Aia. È tutto ferito. Grande Minmi! Non ci sta a farsi mangiare, Però scappa via. Uno alla fine sono riusciti ad abbatterlo. Eccolo qua. Uno sono riusciti ad abbatterlo. Vediamo se riusciranno a uccidere anche gli altri. Ci sono i raptor che sono partiti di nuovo, Preparati, Minmi 013. Ma questa volta la vedo dura per lui. Ha un raptor che l'ha puntato. Eccolo lì. Lo stiamo curando. Lo stiamo curando per prepararlo al meglio per la battaglia. Eccolo. Eccolo. Aia. No, è morto. È morto così. Vediamo dall'altra parte. Qui questo Minmi prova a difendersi. Ma la vedo grigia per lui. Non ci credo. Vabbè, è morto di fame, ok. Però alla fine è morto il Velociraptor e il Minmi è sopravvissuto? Sì, è sopravvissuto, incredibile. Pazzesco, non me lo sarei mai aspettato. Sono contento per lui, guardate. Come premio lo portiamo via. Lo facciamo addormentare e lo portiamo via. E ragazzi, direi che possiamo terminare questo nuovo episodio di Jurassic World qua. Gran bell'episodio, abbiamo dato un'occhiata al Minmi, che è uno dei dinosauri presenti nel DLC Early Cretaceous Pack. Nel prossimo episodio daremo un'occhiata anche al secondo dinosauro erbivoro, per poi passare al rettile marino e al rettile volante. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui su Jurassic World Evolution 2. Alla prossima, ragazzi!